Beh, dopo tantissimi anni della vecchia gestione storica dei Feltrin è arrivata la gestione di Marica e Ivan. E devo dire che la differenza non si è notata assolutamente perché la squisita ospitalità degli uni è stata sostituita dall'altrettanta squisita ospitalità di Marica e Ivan. Naturalmente l'ospitalità ha subito, come dire, si è adeguata a quelle che sono le nuove esigenze degli escursionisti. Mentre prima ci si accontentava di arrivare lì a rifugio, trovare qualche cosina, ora abbiamo un'offerta veramente, devo dire, di un certo, non vorrei esagerare, ma comunque di una certa qualità e ricercatezza. Se prima era i vecchi gestori andavano a raccogliere le cosine in giro per la montagna per soddisfare le esigenze degli ospiti, non manca assolutamente questa attenzione da parte di Marika e Ivan in maniere diverse, ma comunque lo giustifica già, lo motiva già la grande frequenza che hanno e la conoscenza e le amicizie che hanno i nostri due amici Marika e Ivan. Non vorrei esagerare nel censare o quant'altro, perché è come fare autogol, è come dire che il proprio figlio è bravo, è ovvio che per noi sono bravi, sono bravissimi. Se vuoi aggiungere qualcos'altro tu, Tony? Posso dire che sì, hanno una bella accoglienza, un bel modo di fare con la gente che passa, conoscono molto bene, sanno indicare bene le cose con attenzione e con l'adeguato modo di spiegare il territorio, no? E anche appunto conoscono molto bene la montagna, sanno frequentarla e soprattutto ecco, hanno anche fatto parte di interventi che hanno aiutato delle persone che hanno Sono avuto due, vedi, casi, vedi. diciamo Sì, che dico io, sai. sono bravissimi, ecco. E grazie, siamo partiti veramente benissimo stasera. Siamo partiti con Antonio Zambon, ex presidente del CAI regionale, e con Henri Spitzut, presidente del CAI di Pordenone, ex presidente del CAI di Pordenone, due conoscitori della nostra montagna. Ed devo dire che la presentazione è stata ottima e quindi la partenza è perfetta. Io sono Rita Bressa, sono presidente dell'Ecomuseo Luisa Ganis. E per chi è la prima volta che frequenta questi nostri webinar, che facciamo sempre giovedì sera, perché giovedì sera è la notte delle streghe, e le agane, insomma, le streghe buone, però comunque sempre streghe dei boschi, per cui abbiamo scoperto dopo, prima abbiamo individuato questa giornata che ci sembrava ideale, poi qualcuno ci ha detto la giornata vostra, cioè la giornata delle agane. Ed abbiamo continuato, l'anno scorso hanno avuto i nostri corsi molto successo, per cui li abbiamo ripetuti quest'anno, in questo periodo che non si va tanto per montagne, lasciamo perdere tutto il resto, ma comunque non si va tanto per montagne, magari si sta anche volentieri ad ascoltare chi per montagne ci va, chi conosce i nostri territori, conosce ed è per far conoscere anche i territori, ma anche le piante, le erbe, i fiori. Abbiamo parlato un po' di tutto. Abbiamo iniziato a dicembre parlando del pastis, che è questo cibo tradizionale della Valcellina in particolare, e poi ci siamo ritrovati adesso ad gennaio, perché ha già partecipato, e poi proseguiremo fino a marzo. La prossima volta parleremo del comino, ci sarà Franca Teia che ha fatto una ricerca sul comino dei prati in Andreis, quindi proprio dei nostri territori. Siccome io dico sempre che non voglio andare troppo oltre, quindi che l'incontro durerà un massimo un'ora, non voglio più, non parlerò più, io mi taccio e do la parola a Marika e a Ivan, che sono stati benissimo, come dicevo prima, presentati da Tony Zambon e da Larry Spitzut. Grazie di essere qui tutti voi, grazie a Marika ed Ivan che ci parlerà della sua cucina. Mi raccomando, devi ridirmi anche il nome di quella salvietta che avevi messo sul crostino che abbiamo mangiato quest'estate, perché non mi ricordo più. Quindi, Buonasera a tutti.
Buonasera. Grazie mille Rita e grazie anche ai nostri presentatori. Speriamo di essere all'altezza di quello che ci han, di come ci hanno descritto, insomma, di non fare una brutta figuraccia. E poi mi farò venire in mente cosa ti avevo messo sopra la bruschetta quest'estate. Vabbè. E anzi, ringrazio voi che attraverso la vostra associazione ci fate conoscere un po' alla volta il territorio che ci circonda. Per noi in questa serata vi porteremo alla conoscenza di una piccola parte di quell'immenso mondo che è il mondo vegetale, che una parte lo troviamo in colori e una parte in sensazioni, in profumi. Useremo delle verdure e delle erbe spontanee per colorare i nostri piatti in una crumia di colori e sapori. Il nostro menù questa sera comprende, e adesso condividiamo lo schermo così vi facciamo vedere la nostra serata. Ecco qua. Il nostro menù stasera comprende un antipasto che può essere utilizzato anche come secondo piatto o piatto unico, visto la sua completezza, che è la carne salata. Capiremo come trasformare un pezzo di carne nobile come la punta d'anca o il girello di manzo in una saporita carne salata, accompagnata dal fiore d'inverno, che non è altro il radicchio rosso di Treviso, il nostro fiore. E i trevigiani sono sempre in mezzo, eh? E una ricotta di capra fatta da noi e colorata con del cappuccio viola, per poi passare a dei ravioli colorati con polveri vegetali ripieni di patate e silene, che nel vostro dialetto è lo scolpit. Poi passiamo a delle uova, anche questo piatto può essere servito come antipasto o come secondo. Abbiamo raccolto dell'insalata spontanea per creare un letto su cui mettere le uova in crosta di pistacchio, il tutto condito con della salsa di barbarea e topinambur. Infine, con il dolce, ritorniamo al passato con un livello spinoso su una delicata panna cotta con un crumble al cacao. Ma andiamo proprio nel vivo di queste ricette. Prima di tutto cominciamo dalle schede delle nostre erbe che abbiamo raccolto. Facciamo delle schede un po' riassuntive, non vi leggerò tutto quello che abbiamo scritto, vi farò un sunto, dopodiché a fine serata, che sarà registrata, sarà messa non so in che data, su Facebook o qualche altro sito, voi potrete leggervela. Se ho fatto giusto, giusto Chiara? Eccomi, sì, prossimamente poi la carichiamo la diretta nei nostri canali Facebook e YouTube. Bene, così potrete leggervi a pieno le schede. Abbiamo fatto così delle schede riassuntive per ogni erbetta utilizzata per capire le loro proprietà e riconoscere tramite l'immagine. Anche se siamo nel periodo di letargo, non solo per gli animali ma anche per le piante, la natura comunque ci dona qualcosa. Abbiamo il silene nei ravioli, conosciuto come scolpit, e lo troviamo su terreni non tanto grassi ma soleggiati, ed è molto duttile in cucina. Si può adoperare in qualsiasi piatto. Passiamo alla vitalba o erba dei pezzenti. Questo termine deriva dal fatto che in antichità veniva usata dai mendicanti per strofinarsi la pelle, fin tanto da procurarsi vesciche, per cercare di suscitare un po' di comprensione da parte dei passanti per ottenere un po' di elemosina. Infatti, pur riconoscendo le sue vertù officinali, se assunta in determinate quantità o con i germogli già maturi, può rivelarsi tossica. Continuiamo con la Barbarea vulgaris, che è una pianta perenne, chiamata anche crescione d'inverno da noi. Il suo sapore è simile alla cicoria e sono edibili solo le foglie. La spragine, che assomiglia ad una cicoria, ma è più amabile nel sapore, cresce in luoghi asciutti e sassosi, come pascoli e campi incolti. Passiamo al soncino o valeriana. È tipico dell'inverno, il suo sapore è molto delicato e lo rende un prodotto molto versatile. Lo troviamo nei prati e nelle radure umide.
Poi la margheritina abbiamo inserito, in questo periodo si consumano solo le foglie fresche, la troviamo in più zone, dai prati ai sentieri ombreggiati. E il geranio, in questo periodo anche si utilizza di lui solo le foglie, come la margherita, e la troviamo dappertutto. Due ultimi prodotti, che è il topinambur, che è conosciuto anche in altri nomi, è un tubero che ricorda il gusto del carciofo, ma è più dolce. Ha una buccia molto tenera, che se pulita bene la si può consumare. Essendo ricco di polifenoli, dopo averlo pelato e sbucciato, deve essere messo in acqua e limone per evitare che annerisca. Lo troviamo in luoghi ben soleggiati. E la chicca, per me, perché è un frutto che piace moltissimo ed è non antico ma quasi, è l'olivello. Lo troviamo lungo le sponde dei corsi d'acqua di montagna. Il sapore delle bacche è molto particolare, ricorda il gusto degli agrumi. Infatti è conosciuto con il nome del limone del nord. Consumato sotto forma di succo o di marmellata e gelatina, lo rende un prodotto molto delicato e gradevole. Consumato direttamente in bacca è molto stucchevole, quasi astringente. Ma entriamo nel vivo delle ricette ora. Con il primo piatto, che è la carne salata, con fiori d'inverno e crostini al rosmarino. Gli ingredienti della prima parte sono 500 g di punta d'anca o girello di posteriore di manzo. L'importante è che la carne sia magra e molto tenera. Poi abbiamo 150 g di sale fino, 75 g di zucchero e la buccia di un limone grattugiata e un po' di sale. La prima parte che vi ho appena elencato serve per far sì la carne, essendo molto ricca d'acqua, è facilmente deperibile. Avvolgendola con sale e zucchero, quest'acqua viene tolta e ogni alimento meno acqua ha e più riusciamo a conservarlo. Aggiungendo anche il sale, come vi ho detto, gli dà un sapore in più. La speziatura in un secondo tempo mi serve solo per dargli un sapore. Andiamo avanti. Il procedimento per ottenere la carne salata. Allora, su un tagliere ho rivestito di pellicola e ho messo metà degli ingredienti elencati nella prima parte, cioè sale, zucchero e le zeste di limone. Sopra abbiamo adagiato il pezzo di carne e ricoperto con l'altra metà degli ingredienti. Dopodiché ho chiuso in pellicola e l'ho messo in frigo 24 ore. Nelle 24 ore il sale ha fatto uscire gran parte dei liquidi della carne. Lo abbiamo scartato, lavato bene ed asciugato. Ora arriva il momento di insaporirlo, la speziatura. Stesso procedimento di prima, tagliere, pellicola, metà della quantità delle spezie. Sopra mettiamo la carne e poi l'altra metà e avvolgiamo tutto sulla pellicola. La mettiamo altre 24 ore in frigo perché così tutti i sapori delle spezie entrano nella carne. Passate le 24 ore, lo scartiamo, puliamo le spezie in eccesso. La carne ora è pronta per essere consumata sia in fette sia in tartare battuta al coltello, in qualsiasi cosa la nostra ricetta richiede. Assieme alla carne salata abbiamo prodotto una ricotta di capra. Noi l'abbiamo fatta in casa, voi potete anche acquistarla che è molto più veloce. Abbiamo acquistato 1 litro di latte di capra, 2 cucchiai di aceto e 0,5 cucchiaino di sale. Io ho un termometro digitale, ma se non avete il termometro, basta solo capire di spegnere il gas poco prima che prenda il bollore il latte, perché il latte lo dobbiamo portare a 82 gradi.
Dopodiché spegniamo il tutto, aggiungiamo il sale e l'aceto. Questo dà inizio alla prima cagliatura. Dopo 3 ore lo lascio riposare a 3 ore. Dopo 3 ore lo rimetto sul fuoco, sempre a bollire quasi, con una gradazione al di sopra di 82 gradi. Qua si ha la vera e propria cagliatura. Il siero si divide, la parte liquida si divide dalla parte solida. Comincio a raccoglierla con una schiumarola e la metto in fuscelle. Se non avete le fuscelle, basta una boule, un colino e un pezzo di stoffa per filtrarla. La lascio colare per 2 ore e la metto in frigo per rassodare. Dopodiché la ricotta è pronta. Per colorare la ricotta abbiamo usato della polvere di cappuccio. Come l'abbiamo fatta questa polvere? Abbiamo tagliato semplicemente finemente il cappuccio viola e poi l'abbiamo fatto seccare in forno. Dopodiché, da quello che è stato seccato, l'abbiamo frullato e risulta questa polvere molto colorata. Per una ricotta così di 250 grammi abbiamo usato circa 4 cucchiaini di polvere di cappuccio. Capite bene che ne serve poca perché ha un colore ben intenso. E il risultato è questa ricotta sull'Illa. Se volete, all'assaggio, ogni palato ha il suo gusto, potete aggiungere un po' di sale e pepe. I crostini come li abbiamo fatti? Con delle fette di pane di segale abbiamo creato dei cerchietti che poi li abbiamo fatti saltare su una padella molto calda con dell'olio e del rosmarino da entrambi i lati fino a renderlo croccante. E veniamo al fiore d'inverno, il nostro radicchio rosso. Vedete che tagliato in due assomiglia proprio a un fiore, per quello che è stato denominato fiore d'inverno. Abbiamo creato una dadolata e condita con sale, pepe e olio. Abbiamo formato una strisciolina sul piatto di portata e condita ulteriormente con della vitalba sopra. Abbiamo creato degli spuntoni con la ricotta dove appoggeremo i nostri crostini di segale. Io la carne l'ho affettata al coltello. Se volete, dopo la marinatura col sale, la carne diventa molto compatta. Potete tagliarla benissimo con la fettatrice e vi diventa un bel carpaccio fine. Ci aggiungete un buon olio d'oliva e il piatto è composto. Lo abbiamo abbinato, e adesso non si vede bene, almeno noi non lo vediamo. Voi vedete anche la bottiglia? Sì, vediamo la bottiglia. È un po' sfocata l'etichetta, però... Fatto apposta per evitare. Ecco, però la vediamo. Benissimo, abbiamo abbinato un refosco dal peduncolo rosso. Se ci sono, io avrei finito col primo piatto, se volete farmi delle domande, altrimenti andiamo avanti. Allora, vediamo, potete scrivere in chat. Oppure attraverso le reazioni alzate la mano e noi poi vi diamo la parola. Oppure potete continuare, insomma. Magari le domande vengono fuori alla fine anche. Va bene, allora continuiamo. Benissimo. Benissimo. Procediamo. Ok. Bene, proseguiamo con il secondo piatto. Scusate che torno indietro un attimo. Perfetto, eccoci qua. Il secondo piatto sono dei ravioli colorati con un ripieno di patate e silene. Facciamo 3 tipi di paste colorate e vengono colorate sempre col cappuccio viola, con delle foglie essiccate e poi frullate di spinaci e dell'albume d'uovo. Cioè verrà fatto un viola, un verde e un bianco. Il peso per ogni, diciamo, gli ingredienti per ogni pasta sono uguali, cambiano solo i colori. C'è sempre un etto di farina con 6 cucchiai d'acqua e il colorante. E con queste tre ricette per 3 paste più o meno ottenete una porzione, delle porzioni per 4 persone, circa 6 ravioli a testa.
abbiamo unito farina e la polvere di cavolo per ottenere una pasta sul violetto, ancora farina e polvere di spinaci per ottenere il verde e farina con l'albume per ottenere il bianco. Queste sono le tre paste già impastate e avvolte in pellicola e lasciate riposare almeno un'oretta, così diventano più morbide alla lavorazione. Ecco qua, questi sono gli strumenti che adopereremo poi. Le tre paste sono pronte. Abbiamo un po' di semola rimacinata per l'impastamento, per il tiraggio della pasta, un po' di acqua e pennello che ci servirà per spennellare la pasta perché abbiamo un maggior adesione fra le sfoglie, un mattarello, un coppapasta rotondo. Io avevo quello rotondo, se voi volete fare dei ravioli a forma di cuore o qualsiasi altra forma potete usarli. E qua cominciamo a tirare la pasta. L'importante è che le paste siano lunghe e larghe della stessa misura, perché sovrapponendole non abbiamo tanto scarto. C'è un piccolo video che vi faremo vedere un po' il tiraggio della pasta. Qua ci aiuto, qua ci vuole l'aiuto del paggetto perché la macchinetta era un po' dura. Continuiamo a tirare la pasta. La grossezza andrà fino al penultimo grado della macchinetta per tutte e tre le strisce. Questa è fatta con capuccio viola, resta un bel viola scuro. Poi potete usare qualsiasi vegetale colorato. Usate gli stessi sistemi, prima si fa essiccare e poi si frulla. Sovrapponiamo un po' le strisce, le bagniamo, devono essere della stessa grandezza come vi ho detto, così lavoriamo meglio e scartiamo meno. Io volevo che il bianco risultasse un po' di più, dunque ho fatto due strisce di bianco che andrà messo all'inizio e a metà. Se volete che i colori escano della stessa intensità, mettete uno, un colore. Pressiamo bene così entrambi i fogli si attaccano. Non abbiamo bolle. E procediamo con la sfogliatura. Prima la appiattirò un po' col mattarello per facilitare l'entrata sui rulli della macchinetta. E questo è quanto. Quando avete raggiunto una certa lunghezza della sfoglia, cominciamo ad arrotolare gli entrambi i lati. Spennello un po' i bordi, così aderisce meglio, e comincio a rotolare. Arrotolo prima da una parte e poi dall'altra. Cerco di far aderire bene tutte le sfoglie. Mi fermo a metà dell'intera sfoglia che ho tirato. Un po' d'acqua così si aderisce meglio e arrotolo. Cerco di arrivare a metà perché così ho la stessa dimensione di entrambi i rotoli. Bagno un po' al centro così aderiscono bene. Pareggio le estremità e taglio dei rotolini di 2-3 cm. Già cominciamo a vedere i vari colori che usciranno. Appiattisco bene.
come prima all'inizio userò il mattarello per facilitare l'entrata nei rulli. Troppo grosso sarà lo spessore della pasta e più bolle farò. Già qualcosina di colore si intravede. Uso sempre della farina di semola per evitare che si attacchi sia nel mattarello che sul tagliere. La tiro sempre fino al penultimo, l'ultima misura della macchinetta. E i colori iniziano a uscire. Andando avanti ne farò più di uno, appiattirò tutti i rotolini e poi comincerò con il copapasta. Ripeto, io lo avevo rotondo, può essere di qualsiasi forma. Prima appoggio il copapasta per vedere dove mettere il ripieno, così spreco meno pasta possibile. E poi andrò a mettere sul ripieno, che per noi oggi è patate e sclopit. E poi nella fase successiva vedremo come è stato fatto. Vedete che si vedono bene i segni del prima passata col copapasta, in modo da non sprecare pasta in più. Do un'altra bagnata perché aderiscono entrambi i lembi. Copro non è niente di nuovo. Solo che l'effetto cromatico è diverso. Si possono usare, come dicevo prima, diversi colori. La natura ce ne offre di una tavolozza infinita. Poi con la bollitura diventano lucidi e il colore risalta. Adesso andiamo a vedere per il ripieno. Ho messo a bollire delle patate. Poi, dopo averle cotte, con una forchetta comincio ad amalgamarle bene e aggiungo il silene. Come l'ho fatto il silene? L'ho fatto lessare con un po' di acqua e sale e poi l'ho scolato e frullato. Lo mescolo ben bene che si amalgami alle patate e formo una purea. Sale, pepe e a gusto. Per il sugo, per il condimento, abbiamo messo del semplice burro, salvia, sale e pepe, perché il ripieno è già importante, ha già un suo gusto particolare. Non abbiamo messo un condimento ancora più importante per non rovinare un po' il gusto. Questi sono i ravioli usciti, ne abbiamo fatti di colori arcobaleno, tutto viola o tutto verde. E andiamo ora a cucinarli. Li lasciamo 5 minuti in acqua a bollire, altrimenti se vogliamo conservarli e congelarli, li faccio bollire per 2-3 minuti al massimo, è una prima sbianchitura, dopodiché li scolo, li faccio asciugare e sono pronti per essere surgelati. Altrimenti li consumiamo subito, li impiattiamo, mettiamo su un piatto alternati con i colori, un po' di burro e salvia e completo il piatto con un po' di polvere di spinacio e cappuccio viola. Questo era il ripieno. Abbiamo abbinato a questo piatto un verduzzo, un vino bianco secco. Possiamo andare avanti allora?
Sì, secondo me sì, poi magari le domande Va le bene. mettiamo alla fine. Va bene. Diciamo così. Allora, continuiamo. Questa sera abbiamo inserito delle uova e abbiamo voluto farle un po' particolari, sempre utilizzando i prodotti che ci offre la natura. Per prima cominciamo dalla panatura di queste uova e gli ingredienti che ci servono. Io vi ho messo 10 uova, perché 10 uova? 8 li useremo perché ho calcolato sempre 4 persone, 2 uova a testa. Dunque useremo 8 uova più 2 le sbatteremo per fare la panatura. Sei quei che hai di pistacchio tritato, 8 cucchiai di farina 00, 8 cucchiai di pangrattato e 1 litro di olio per friggere le uova. Del sale. Per l'insalata abbiamo raccolto delle rosette di margheritina. Come dicevo prima, in inverno il fiore non lo troviamo, ma è edibile solo la foglia, la rosetta basale della piantina. Poi abbiamo del soncino e del geranio, che faremo un letto proprio sul piatto dove adageremo le uova. Un etto di speck e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Sei riuscito a trovarla anche ora, io non sono riuscito a trovare dei fiori edibili per fare un po' di coreografia sul piatto. Magari più avanti, in marzo, così riuscirete a trovare anche qualche fiorellino da dar colore. Per il condimento abbiamo usato 100 g di purea di topinambur e 100 g di purea di barbarea. Come ho fatto queste puree? Prima ho messo a lessare il topinambur e a parte le foglie di barbarea, a lessare con un po' di sale. Le ho scolate e frullate. Tutto là, poi le riunite. Ci serve anche il succo e la buccia di un limone, dello sciroppo d'acero o miele d'acacia. Io lo sciroppo non ce l'avevo, ho usato miele d'acacia. 6 cucchiai di olio extravergine, un po' di sale. Andiamo un po' a costruire il nostro piatto. Ho messo le uova a bollire, le ho fatte bollire solo per 3 minuti in modo che il tuorlo all'interno rimanga un po' morbido, altrimenti è molto stucchevole quando vado ad assaggiarlo. Lo speck l'ho messo all'interno di una padella molto calda in modo da farlo diventare croccante, che in seguito lo sminuzzerò per metterlo sopra l'insalata. L'impanatura viene eseguita in 4 fasi. Prima le 2 uova che avanzavo delle 10 le sbatto bene e sarà la mia prima fase di impanatura. La seconda sarà nella farina, la terza di nuovo sull'uovo sbattuto e in finale sul mix di pangrattato e la granella di pistacchi. Quando avrò fatto le 4 fasi sarò pronta per immergerlo nell'olio bollente. Lo faccio friggere per circa 2 minuti, non di più, altrimenti il pistacchio con il pangrattato fa una crosta troppo dura. 2 minuti ho visto che va bene come tempo. Dopodiché li scolo e li metto su carta assorbente. Vedete già dall'immagine che si vede un po' il verde del pistacchio e quando andrò a mangiare l'uovo sento sia il sapore dell'uovo che il sapore del pistacchio leggermente. Cominciamo a formare il piatto. Gli ingredienti li abbiamo tutti: l'insalata, lo speck, le uova già fritte e la salsa fatta di topinambur e barbarea. Il piatto è così composto con 1 letto di erbe, delle 3 erbe, sopra lo speck sminuzzato, le uova fritte e degli spuntoni di salsa. A piacere potete fargli un giro d'olio. Abbiamo abbinato a questo piatto un pinot grigio, Riso Pramaggiore. E per concludere la serata, il dolce, che è una panna cotta e olivello spinoso. Gli ingredienti per la panna cotta sono 320 ml di panna fresca, 70 g di zucchero,
e 8 grammi di fogli di colla di pesce. Per la gelatina di olivello ho usato 150 grammi di succo di olivello, 50 ml di acqua, un cucchiaino di miele d'acacia, 2 cucchiai di zucchero e mezzo cucchiaino di cannella in polvere, 3 grammi di fogli di colla di pesce. Se non avete il succo dell'olivello e volete utilizzare le bacche, potete farlo benissimo se avete anche l'albero fuori, ma poi vi spiegherò il modo corretto di adoperarle. Allora, mettiamo per prima cosa a bollire la panna e nel frattempo che aspettiamo il bollore, mettiamo la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti in modo che si ammolli. Quando è ben ammollata, la strizziamo e la mettiamo dentro alla panna che ormai ha raggiunto il bollore per farla sciogliere. Togliamo dal fuoco e mettiamo la panna o in bicchieri come abbiamo fatto noi, o in coppette, o in qualsiasi cosa voi volete poi servirla. La coprite con una pellicola in modo che non faccia la superficie dura e la mettete in frigo per 3 ore, così si rassoda. L'olivello lo mettiamo il succo assieme allo zucchero, l'acqua, il miele, la cannella in un pentolino, lo portiamo a bollore. E da un'altra parte sempre mettiamo un po' di acqua fredda con la colla di pesce che verrà strizzata poi quando sarà ammollata e inserita nel succo in modo che si sciolga col succo caldo e lo faccia raprendere. Come vi dicevo prima, chi all'albero fuori casa o sa trovare le bacche, sa dove trovarle, può usarle. In che modo? Le lava benissimo, le frulla a frullatura ultimata, le passa su un colino a maglie molto fini, perché deve essere una purea molto molto omogenea, molto pulita, tipo il succo. È per quello che io ho usato il succo di olivello che l'ho trovato a Clout da un amico Renzo, che è molto buono ed è utilizzabile subito. Continuiamo con la ricetta. Dopodiché l'olivello tolto dal fuoco e lasciato per un po' riposare in modo che si raffreddi un po', tolgo anche la panna cotta dal frigo e ci aggiungo l'olivello. Io ho aggiunto questa quantità di olivello. A me piace moltissimo, diventa anche dolce. Poi dipende dai gusti, la panna è dolce, l'olivello è dolce. Chi non sopporta tanto lo zucchero ne metterà poco, a gusto, insomma la cucina va a palato. Lo metto sopra e lo metto a rassodare di nuovo in frigo. Sempre con la pellicola in modo che lo strato superiore non faccia quella pellicina che è bruttissima che poi si dovrà levare. Per il cramon, allora, divido in 2 ciotole la quantità di farina e burro che c'era in ricetta, però su una aggiungo il cacao. Di conseguenza la prima mi rimarrà bianca, la seconda con il cacao rimarrà scura. La manipolo un po' con le mani fino a formare delle briciole. Non più di 2 minuti perché alla fine manipolando così il burro si scalda, comincia a sciogliersi, quando la butto in forno con la farina mi diventa gommoso. Invece deve rimanere come uno sfarinato in briciole. Uno sarà bianco e uno sarà scuro. Questo è il risultato dopo il forno. Sono tutte delle bricioline. 20 minuti a 180 gradi o quantomeno quando diverrà dorato. Siamo pronti per finire il nostro dolce. Mettiamo un po' di bianco e un po' scuro di cacao sopra la gelatina di olivello e il nostro dessert è pronto. Anche per il dessert abbiamo abbinato un vino che è un Chardonnay Veneto. Il nostro menù finisce con questo dessert. Se ci sono domande o particolarità o suggerimenti, noi siamo qua. Sicuramente se avete fatto venire fame. Una domanda, avete mangiato tutto voi poi?
Esatto. Sì che non siete tanto in tarde. Volevo intanto ringraziarvi ed come avete visto, come diceva anche Alaris prima, è un rifugio ed molte volte in un rifugio ci si aspetta magari cibi di montagna, invece Marika ed Ivan stanno creando veramente delle tavolozze di colori, cioè sembrano dei quadri più che dei piatti, no? Quindi veramente una cosa bellissima, grazie. Se qualcuno vuole chiedere qualche richiesta da fare a loro, sono qui. Allora, se avete qualche domanda potete intervenire con le reazioni, che è il tasto che avete in basso, oppure potete scrivere. Vi dico già, Marika e Ivan, che avete ricevuto dei complimenti nella chat, potete leggerla. Anche da parte dei vostri parenti, tra l'altro. Sono di parte queste... No, alcune sono di parte, altre no. Sono tanti complimenti in chat. Grazie mille. Abbiamo fatto solo delle ricette molto semplici con ingredienti che potete trovarli anche dietro casa vostra, apprezzando sia il territorio e sia la buona tavola. Ci sono degli ingredienti che crescono solo in montagna per i piatti che voi fate, quei piatti che ci avete presentato? Sì e no. Qualcosa, beh, al rifugio troviamo sempre lo scopetto, lo troviamo sempre, la barbarea lo troviamo, la margherita anche, il radicchio, ecco, il radicchio viene giù per le basse, il resto lo potete trovare. Anche l'olivello, avete anche l'olivello in rifugio? Qualche albero di olivello? Vicino al rifugio no, sa che a Clau c'è, appunto il nostro amico qua Renzo ci spiega bene dov'è e quant'altro, però come olivello io personalmente uso il succo di frutta, sì. È più veloce da usare, è già stato pastorizzato, dunque è molto sicuro. L'olivello dovrebbe essere raccolto, lavato, frullato o consumato subito, altrimenti deve avere altri meccanismi per non fermentare. Il resto lo potete trovare. Boh, quest'anno ci è venuta anche poca neve, dunque le erbette usciranno ben prima, ne avremo ben da raccogliere. Ma ancora è molto secco, no? Quindi non ha piovuto tanto, per cui se non piove un po' e non pioverà neanche nei prossimi giorni, sì, non riusciamo neanche a raccogliere granché. Okay. E poi comunque bisogna anche dire che bisogna conoscere bene le piante che si raccolgono, perché ci sono molte piante che sono simili e non sono commestibili, sono velenose. Esatto, io raccolgo solo quello che riesco, che sono sicura. Che ho già provato, ho già mangiato e ho già visto sui libri e quant'altro. Faccio come i funghi, quello che non conosco lo lascio là. Però non è per tutti così, oppure magari è simile, no? È successo anche... a qualche esperto anche recentemente che di aver mangiato una pianta che le sembrava simile ad un'altra invece non era quella ed si confondono molto facilmente, quindi o sei sicuri o piuttosto andiamo a mangiare da Marika ed Ivan ed che siamo sicuri che loro raccolgono solo quelle. Ad esempio la barbarea, state molto attenti perché è della famiglia delle cicorie e c'è un'infinità di specie delle cicorie, bisogna proprio essere sicuri. Le foglie si assomigliano tutte, però l'odore è diverso. La barbarea è molto, molto odorosa. Comunque, se qualcuno fosse interessato ad approfondire questa particolarità della raccolta delle piante spontanee, a luglio faremo una serie di giornate dedicate a chi vuole venire a trovarci al rifugio, dedicate a andare nel prato a raccogliere le erbe e poi passare in cucina. Poi diciamo una giornata dedicata alla raccolta e alla cucina per imparare qualcosa di nuovo tutti assieme. Non ce lo farete sapere che vi facciamo pubblicità e lo mettiamo qui sui nostri canali e quindi sicuramente è sempre molto interessante. Anche noi a Cimolais facciamo, sono da 2 o 3 anni ormai che facciamo con il nostro erborista Mattia Segatti, facciamo le piante, andiamo per i prati a conoscere, non a raccogliere, sì. Noi a conoscere le piante spontanee, ce ne sono tantissime anche nella piana di Cimolais ed infatti abbiamo sempre tutto pieno, cioè i numeri sempre, già il giovedì sì, tutti i numeri che abbiamo, i posti sono occupati, quindi abbiamo una richiesta veramente
Bene. Su questi argomenti c'è una richiesta, non so se magari la gente adesso è tornata, qualcuno magari i miei voglia di tornare nei campi a capire, a conoscere. C'è un ritorno e fa piacere. Grazie mille a tutti i presenti, e ci rivediamo giovedì prossimo ed con Franca Teia che ci parlerà del cumino e degli utilizzi del cumino. Grazie ancora, buona serata ed grazie a voi. Alla prossima. Saluti. Ciao. Buona raccolta e buona cucina. Ciao a tutti. Ciao. Grazie mille. Arriverà la primavera che andremo a raccogliere le erbe, dai.